Una buona giornata a tutti gli amici di Lecco FM. Oggi vogliamo parlarvi di gioco d'azzardo patologico. Lo facciamo con Angelo Castellani, che è educatore professionale presso la SST di Lecco. Nello specifico lavora all'interno del NOA che si occupa di alcolismo e dipendenze da gioco. Angelo ci spiegava che lui è attivo proprio nel settore del gioco d'azzardo. Buongiorno, Angelo. Buongiorno, buongiorno. Sì, esatto, lavoro nel campo del gioco d'azzardo. Ecco, prima di addentrarci proprio ad analizzare il gioco d'azzardo in questa particolare situazione da coronavirus, io vorrei chiederle di delucidare anche i nostri visual ascoltatori su quando il gioco d'azzardo si definisce patologico, se ci sono dei criteri effettivi. Sì, in realtà ci sono anche perché sono tante le persone che, diciamo, si avvicinano al gioco d'azzardo, ma fortunatamente la maggior parte di queste non ha un problema di patologia così definita. La maggior parte delle persone si avvicina per divertimento e non con altri scopi. C'è una parte che però rimane incastrata. Quando avviene questo? Avviene quando si verificano alcune condizioni che fanno sì che la persona, per esempio, non perda del tempo rispetto al gioco, cominci a perdere i propri interessi e a focalizzare l'attenzione proprio quasi esclusivamente sul gioco o prevalentemente sul gioco, quando tenta di tornare a giocare perché deve, ha l'idea di riuscire a riprendere il denaro che ha perso. Quando comincia a manifestare delle sensazioni di così abbandono degli interessi, delle relazioni e di tutto ciò che prima era interessante per questa persona e che poi piano piano invece passa in secondo piano. Poi ovviamente a questo si aggiungono anche comportamenti che poi sono tipici di una persona che ha un problema di questo tipo. Ok, questo insomma è l'ambito all'interno di cui ci muoviamo in questa intervista. Passando al giorno d'oggi, le disposizioni che sono state date per il contenimento del coronavirus hanno di fatto fortemente ridotto l'accesso a quella che è la rete fisica del gioco, di fatto lasciando la vendita dei soli gratta e vinci praticamente. Certo. Ecco, la domanda è un po' provocatoria. Ma è questa, chiuse le slot, fine del problema del gioco d'azzardo? È una domanda un po' provocatoria, però in realtà rispondo anche con un'altra provocazione. Sì, in realtà sì, nel senso che la maggior parte delle persone che hanno un problema di gioco d'azzardo patologico sono persone, almeno io guardo i dati riferiti al nostro servizio, ma anche riferiti ai servizi, diciamo, delle dipendenze in Italia, la maggior parte delle persone, sono persone che, giocano sulle slot. Poi in realtà la risposta vera è no, non è proprio così, nel senso che ci sono tante persone che giocano sulle slot, ma che giocano anche hanno anche altre attività di gioco, oppure persone che si concentrano, diciamo così, la loro attenzione su tipologie di gioco diverse. E quindi da questo punto di vista, però, è vero che la chiusura della rete fisica in questo momento sta creando un impasse e i dati ce lo dicono, almeno i primi dati che stanno uscendo, è chiaro che con la chiusura delle attività c'è un crollo di movimenti economici rispetto a questo mondo. Benissimo, quindi questo è un dato sicuramente positivo che lei ci sta dando. D'altro canto però sappiamo che c'è tutto un altro settore legato al gioco d'azzardo che sta venendo ormai da anni alla ribalta e che proprio potrebbe approfittare di questo periodo di chiusura in casa. È il settore del gioco d'azzardo online. Ci può dare un'idea delle dimensioni del fenomeno? Sì, allora io posso dire qualcosa rispetto ai dati generali, perché ovviamente noi abbiamo un focus della realtà locale che è un focus che è troppo piccolo per renderlo come se fosse la realtà generale. In Italia diciamo così che il gioco online negli ultimi 4-5 anni ha avuto un incremento molto esponenziale, più diciamo alto rispetto all'incremento del gioco in tutte le sue forme. Passiamo da un diciamo giocato in termini di consumo economico di circa 19 milioni di euro di 4-5 anni fa,
a circa 34 miliardi di euro attuali del 2019, dato del 2019. Quindi l'incremento è un incremento che supera il 100%, addirittura 115% i dati generali ci dicono. Ed è una forma chiaramente che è, diciamo così, una forma che sta crescendo. È ancora comunque minoritaria rispetto al gioco fisico, ovviamente. L'altra cosa che posso dirle è che sono diversificate le tipologie di gioco online, sono tante le tipologie. Diciamo che la parte del leone la fanno due settori nel gioco online. Uno sono quelli cosiddetti i giochi di abilità, che non sono in realtà dei giochi di abilità, ma vengono chiamati così, che sono i giochi tipo il casinò online. E poi invece il gioco la parte relativa alle scommesse sportive, sugli eventi sportivi. Per esempio, in questo senso, in questo periodo, chiaramente non essendoci eventi sportivi, per la maggior parte sono stati cancellati, questo settore ha avuto un crollo. Leggevo gli ultimi dati ieri, parlavano di un crollo del 98%, chiaramente, a cui però si sta, come dire, affiancando una crescita di una tipologia di gioco che noi conosciamo poco, noi diciamo così tecnici, ma che è il gioco delle scommesse sportive su eventi online, virtuali, diciamo così, eventi sportivi virtuali. Però i dati sono impressionanti come numero di percentuali. Teniamo però presente che dal punto di vista economico, pur essendoci una crescita molto alta di quella tipologia di gioco, riveste ancora una fetta piccolissima rispetto al gioco in generale. Ok, ma mi chiedevo se in questo particolare momento storico è lecito o meno pensare che una grossa fetta di giocatori possano spostarsi sul gioco online. Allora, detto dal nostro punto di vista del servizio è ancora un po' presto e penso che anche sui dati generali è ancora un po' presto dire questo. Certo, come operatori temiamo che una parte di clientela si possa spostare. C'è da dire, diciamo, ci sono da fare delle considerazioni rispetto a questo. La prima è che la tipologia di clientela che è in carico ai servizi, che è la minima parte delle persone che giocano e anche che hanno una patologia, purtroppo dobbiamo riconoscerlo, non ancora, i servizi non sono ancora così riconosciuti, no? E le persone ancora faticano ad avvicinarsi ai servizi, pur avendo magari grossi problemi, però diciamo così che la tipologia delle persone che ci si presentano con un gioco sono persone che nella maggior parte sono poco avvezze all'online. Sono persone, noi abbiamo una clientela la cui età media, diciamo così, sfiora i 47 anni. Allora, non voglio dire che i 47 e i cinquantenni non sanno usare i device, però sicuramente li usano molto meno delle fasce giovani. E quindi ci sono, per essere l'età media 47 anni, vuol dire che abbiamo tutta una fascia di persone anche più adulte. E quelle fanno un po' fatica anche per una questione anche culturale ad avvicinarsi ai giochi online. Quindi su quello io direi non possiamo dire che ci sarà una migrazione così forte, almeno dal mio punto di vista. Certamente c'è un grosso rischio rispetto invece alle fasce più giovani, perché e anche diciamo ad un coinvolgimento di una fascia media, perché è chiaro che la risposta si riorganizzerà. Ecco, parliamo un attimo del servizio che fa capo alla SST di Lecco, servizio attivo su tutte le tre sedi ospedaliere della SST di Lecco. Come avviene la gestione, la presa in carico dell'utente e è cambiata questa gestione ad oggi, ai tempi del Covid, rispetto a quanto avveniva in passato? Allora, c'è qualche cambiamento che però rispetto ai nuovi accessi non è così incidente, mettiamola così, nel senso che i servizi sono rimasti aperti e garantiscono le prestazioni, che sono prestazioni di accoglienza, ascolto della domanda, valutazione della richiesta e poi la proposizione del programma vero e proprio. La presa in carico è una presa in carico multidisciplinare. La valutazione viene fatta con un primo colloquio che fanno gli educatori, quindi anche io in questo caso, che poi c'è una valutazione dal punto di vista psicologico e solo per alcune situazioni c'è una valutazione di tipo medico e l'intervento di tipo medico. Questo ha fatto sì che, per esempio, con diciamo,
l'avvento del coronavirus, ci sono stati dei piccoli cambiamenti perché noi abbiamo avuto le direttive regionali nelle quali è stato privilegiato per i servizi interi della rete dipendenze, è stato, diciamo così, data a disposizione che i servizi facessero i primi colloqui, fossero disponibili per i primi colloqui e che fosse ritenuto indispensabile per un incontro vis-à-vis la parte farmacologica, laddove essa è necessaria. Noi però abbiamo agito, cioè, però abbiamo agito cercando di creare meno, come dire, difficoltà possibili alle persone e quindi adottando le misure adeguate di distanziamento, di utilizzo delle mascherine, eccetera, abbiamo lasciato la disponibilità per le persone di rivolgersi al servizio. Le persone che abbiamo in carico le abbiamo monitorate e le abbiamo accompagnate, in questo caso, se non c'erano delle urgenze, con colloqui telefonici frequenti. Ecco, rischia di diventare una problematica particolarmente rilevante quella della permanenza a casa forzata per queste persone che hanno questo genere di dipendenza o le conseguenze anche dal punto di vista psicologico e fisico non sono così gravi come nei casi, pensiamo ad esempio, a una dipendenza da alcol o da sostanze? E dunque, è una risposta che non è semplicissima, però diciamo così, in linea di massima, la differenza proprio dalle dipendenze con cui viene accomunata solitamente la dipendenza anche d'azzardo, col gioco d'azzardo, è diciamo così, la differenza sostanziale sul fatto che non c'è una sostanza che entra nella persona, ma che è una dipendenza che è di tipo psicologico, psichico e comportamentale, fa sì che la astinenza, dal mio punto di vista, quantomeno possa generare qualche problematica in meno. Ci sono, a dire il vero, a seconda delle tipologie di giocatori che noi incontriamo, delle reazioni diverse possono esserci. Allora, c'è la tipologia di giocatori che sono giocatori che nascono come che hanno come unico problema questo problema del gioco. Allora, forse su quelle l'assenza, diciamo così, anche incentivato un certo distacco delle persone dal gioco senza magari quelle particolari problematiche che si possono immaginare quando a una persona manca l'oggetto del suo desiderio. Dall'altra parte, invece, le tipologie di giocatori che presentano o delle, diciamo così, dei problemi psicologici concomitanti o addirittura delle problematiche psichiche o di altre dipendenze concomitanti, allora magari in quel caso il rischio è che o aumenti per esempio la tensione, aumenti in qualche modo l'agitazione, eccetera, oppure che si passi, diciamo così, all'utilizzo di sostanze legali. E in questo caso, quindi che ci si sposti un po' la propria dipendenza rispetto a questo, ma sono ipotesi, ecco, devo dire, perché il tempo è talmente breve per fare delle valutazioni che rischierei di addentrarmi in qualcosa che è ancora molto ipotetico. Io posso dirle che quello che raccolgo dalle telefonate delle persone che abbiamo in carico è, diciamo, un generale apprezzamento rispetto all'accompagnamento, questo sì. E anche il fatto che, come dicevo prima, alcune persone soffrono un po' questa, diciamo, blindatura anche rispetto al gioco, non solo rispetto al fatto di non poter uscire di casa. Ecco, questo sicuramente. E quindi, ecco, la parte che forse un po' ci manca, però anche lì cerchiamo di supplire telefonicamente, è che noi nel nostro trattamento abbiamo sempre in concomitanza un familiare, chiediamo possibilmente la presenza di un familiare. Ecco, con i colloqui solo telefonici diventa un po' più difficile, si possono fare anche, diciamo così, delle interlocuzioni con i familiari, però è un po' più complicato averli lì entrambi o più di due persone. È una cosa un po' diversa perché uno racconta, l'altro interviene, commenta e questo diventa un modo per ragionare e riflettere insieme su questo. Ecco, ultima domanda, brevissima, e poi la libero, se ci dà un'idea di quanto è Ci sviluppato il mancherebbe. fenomeno nella nostra provincia e i numeri che afferiscono alla SST di Lecco. Diciamo dal 2009 abbiamo seguito 457 persone. E ogni anno, negli ultimi anni, abbiamo un trend, diciamo così, abbastanza costante. E abbiamo circa
80-90 persone. L'anno scorso sono state 92 persone in carico al servizio, di cui 36 sono nuovi casi. Questo è un po' il dato del fenomeno nella nostra provincia. C'è da dire che rispetto alle stime che ha fatto, diciamo così, il Servizio Sanitario Nazionale alcuni anni fa, in cui è stato dato un dato rispetto alla popolazione generale, in cui si stima l'incidenza del problema, allora si tiene conto che, data la popolazione generale, la percentuale di giocatori potrebbero essere tra l'1,27% e il 2,85%. Questo vuol dire che in una provincia come la nostra, diciamo così, potremmo avere un dato sui 3-4 mila persone. A queste però si aggiungono sia giocatori non patologici ma problematici, e poi un'altra cosa che io tengo sempre a sottolineare è che per ogni persona che ha un problema di gioco d'azzardo, non dobbiamo dimenticare che ne vengono coinvolte almeno altre 4 o 5 del contesto familiare o amicale. Cioè, se io ho un problema, è chiaro che questo problema ricade su mia moglie, su mio figlio o su qualche amico, chiedo prestiti, dico menzogne, coinvolgo le persone per farmi dare dei soldi, piuttosto che. Quindi il Certo, fenomeno questo ci dà magari è. l'idea di quanto sia ampio il fenomeno dal punto di vista dell'impatto sociale, ecco, Esatto, sicuramente. questo d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Non è in termini percentuali, non è un dato alto pensare all'1,27%. Il problema di fondo è che le persone che giocano in modo, chiamiamolo, sociale, autorizzato, eccetera, sono una fetta che negli anni è cresciuta sempre di più della popolazione generale. Quindi, più si allarga la base dei giocatori, è chiaro che più il numero, diciamo, dei giocatori patologici diventa incidente, non in termini di percentuale, ma in termini proprio di dato numerico. E questo è il problema. E torno alla domanda iniziale, poi le lascio dire se vuole. La domanda iniziale è stata: la chiusura favorisce o non favorisce? E da questo punto di vista io dico: la chiusura, da questo punto di vista, favorisce che la base dei giocatori diventi più piccola, quindi l'incidenza dei giocatori problematici diventi più piccola. Quindi, insomma, concludendo, possiamo dire che questo dannato coronavirus, quantomeno per quanto riguarda il settore del gioco d'azzardo, sta dando dei risultati effettivamente positivi, con la riduzione un pochino del bacino di utenza che ha questo genere di problematica. Noi ringraziamo Certo. tantissimo Angelo Castellani per essere stato con noi e Grazie a auguriamo voi, una buona grazie a giornata. lei.